Questo pomeriggio in provincia è stato ufficializzato il passaggio di consegne al nuovo assessore alla viabilità Carla Mattea. Oggi l'assessore Mattea subentra con le stesse deleghe dell'assessore Guarnieri per non mobilitare le deleghe in giunta e poi perché credo che Carla abbia le capacità e le competenze per poter reggere questo assessorato. La cosa che mi preme in questo momento però è ringraziare Rosi, è stata un grandissimo assessore, ha ridato presenza, visibilità e partecipazione al territorio, all'ente provincia che era sparito in questi anni, sarà, del resto lo è già da 9 mesi, ma lo sarà in questo momento ancora più in maniera completa, un grandissimo sindaco di Albenga. Albenga ha bisogno di un grande sindaco, oggi ha un grande sindaco e questa provincia ha bisogno di un'Albenga diversa da quella che abbiamo avuto negli anni precedenti. Un'Albenga che governa il suo territorio da capitale del Ponente qual è e non che segue politiche a volte genovesi gestite più a livello di partito che a livello di interesse della gente. Sì, Albenga ha bisogno di grandi cose, io ho in mente grandi cose, quindi per 12 mesi all'anno mi dedicherò ad Albenga per 15 ore al giorno. Voglio accettare questa sfida, e anche se è un momento molto delicato per la viabilità provinciale. Il precedente assessore Guarnieri aveva ereditato 2 frane, tra le quali una importante come quella di Noli. Io eredito Murialdo e mi auguro di avere altrettanta fortuna di riuscire in breve tempo a risolvere le problematiche e soprattutto le esigenze, per far fronte alle esigenze dei cittadini.